Buonasera ai nostri telespettatori di Parmense.net. Tra qualche settimana è Natale e anche noi, insieme al gruppo Alpini di Fornovo, ci immergiamo nel primo e classico mercatino di Natale a Trento. Una gita, grazie ai gruppi alpini di Fornovo, ai mercatini di Trento, fatta su misura per i bimbi per vedere le magie del Natale, ma anche per grandi a ricordare le atmosfere dei giorni migliori. Non è mancata la cultura con la visita al Castello del Buon Consiglio, storia di una città dell'Italia e dell'irredentismo tridentino, luogo dove ha visto tra queste mura, nella Fossa dei Martiri, l'impiccagione di Cesare Battisti, proprio di un secolo fa. Una severa fortezza principesca abbellita con collezioni di statue religiose e pregiati stucchi. Per la veduta dalla Torre dell'Aquila, con il ciclo dei mesi e le raffinate immagini in stile gotico della vita di corte, occorre una specifica prenotazione. Trento però non è solo l'imponente castello e i mercatini di Natale. Merita una visita il Duomo di San Vigilio, ora in restauro interno, luogo del concilio del 1545. A pochi passi il Palazzo Pretorio e la Torre Civica e l'altro palazzo di Rocca Bruna. Se poi andiamo sul campo culinario elenchiamo solo canederli, brodo bruciato e polenta gialla e i vini dal Merlot al Pinot Grigio. Prima di partire con i servizi di oggi, in merito al semaforo sul ponte di Fornovo, un nostro ascoltatore suggerisce, per evitare tamponamenti, di mettere il semaforo in bella vista, alto, in mezzo alla strada. Abbiamo girato il messaggio all'amministrazione comunale di Fornovo e l'idea è in positiva fase di valutazione. Gli altri servizi di oggi riguardano la lotta delle mamme della montagna per riavere il maltolto bulto di nascita dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro alla luce di una sicurezza sgarbatamente calpestata, con qualche rimorso di coscienza per i gravi casi successi in questi giorni. Andremo a Varano dei Melegari per la consegna della benemerenza civica all'Ampi del paese per il suo ruolo di divulgazione delle fondamenta del quieto vivere. Termineremo con l'approfondimento di Fine TG, questa volta un'intervista a Daniela Bassi, la nostra presentatrice del Parmense.net, nelle vesti di un programma con RTA. Bada che ti passa! Intanto partiamo con un servizio sulla società Besbo di Collecchio. In occasione della cena di fine stagione, il sodalizio Collecchiese ha presentato il calendario del Besbo e Softball 2018. Questo omaggio allo sport è stato ideato, scattato e prodotto da gente di Besbo e di Softball, nonché da professionisti del settore. È un calendario in cui l'obiettivo fotografico è puntato sui dettagli e sull'arte intrinseca dello sport. Vi sono scatti in cui solo con gli occhi si sente l'odore della pelle del guantone e si possono quasi toccare le cuciture delle palline. Un calendario in questo 45esimo anniversario, un calendario per continuare con i ricordi, per tenere la memoria di questa società. È un calendario fatto, ideato e pensato e scattato da professionisti che sono anche appassionati di questo nostro sport. Ed è un calendario in cui questo traspare, la cura dei dettagli, dei particolari che sono un po' il fulcro anche dei nostri sport, del nostro gioco. Il calendario, nonostante si inserisca in un percorso di celebrazioni legate all'anniversario del 45esimo anno di fondazione, non vuole essere un calendario della società, ma per appassionati e amanti dello sport e delle cose belle. È disponibile nelle versioni da muro e da tavola. Per informazioni chiamare 348 104 3269 Elisa. Andiamo al setting di Borgotaro per sentire le ragioni per riaprire il punto nascita di Santa Maria.
il servizio di Giuliano Capece. La Regione ha detto che il problema sicurezza per le donne e per i bambini è alla base della scelta di chiudere i punti nascita in montagna. Nei giorni scorsi siamo stati nel luogo in cui si tengono i sit-in di protesta contro questa decisione a Borgotaro e ci hanno dichiarato che effettivamente il problema di sicurezza si sta iniziando a creare ora proprio perché hanno chiuso i punti nascita. Già tre sembrano i parti problematici in due dei tre punti nascita chiusi in Emilia-Romagna. A tal proposito, queste sono le parole di Anna Maria Chilosi, portavoce delle donne che stanno protestando per la chiusura del punto nascita di Borgotaro. Le ragazze mi hanno detto che già qualche caso di parti difficili sono avvenuti dopo la chiusura di questi ospedali. È reale È reale, è o cos'è reale. successo? Allora, uno a Pavullo per un distacco di placenta è stato mandato a Sassuolo, per cui 40 minuti di macchina, anche se dicono che là c'erano tutti i professionisti migliori, però non ne sono stati. In questo caso, proprio la tempestività avrebbe forse salvato la vita al bambino. Va bene. Poi c'è un altro caso che è secretato perché è sotto la magistratura. E di questo non ne sappiamo niente, però sappiamo che è successo un qualcosa, ma è sotto la magistratura. E l'altro, l'ultimo, che è successo a Castelnuovo Monti, sempre per andare a Reggio, perdere del tempo, il bambino è arrivato che era in bradicardia, non so bene esattamente, insomma, comunque il bambino non respirava, l'hanno intubato, eccetera, è ancora grave adesso. Bisogna vedere quanto tempo è rimasto, bisogna vedere che lesioni, speriamo di no, speriamo che questa poverina, povera piccina non abbia nessuna conseguenza di questi ritardi. Sentiamo ora l'intervista a Daniele Pompignoli che ci parla dell'attività dell'Ampi di Varano. Legge la motivazione, chiaro. Formatesi in tempi relativamente recenti, retta con serietà e competenza, la sezione Ampi di Varano de' Melegari svolge una notevole attività di buona tenuta dei cibi ricordi ed un'importante opera di recupero della memoria in collaborazione soprattutto con l'istituzione scolastica. Grandissima la soddisfazione per questa benemerenza che ci ha riservato l'amministrazione, che anche nelle motivazioni che hanno accompagnato la benemerenza fa presente come sia stato estremamente importante il rapporto tra l'ANPI e i giovani del paese. Tra l'altro, Varano de' Melegari è il paese con una medaglia di bronzo al valore militare, socio dell'Istituto Cervi di Gattatico, così come lo è la sezione Ampi di Varano. Nelle finalità che questo gruppo, questa sezione si è data, c'è proprio quella di creare una continuità tra passato e futuro. E quindi, siccome non c'è più la possibilità di una memoria diretta con il passato, il nostro ruolo è proprio quello di essere i mediatori tra quella che è stata la resistenza e l'acquisizione della libertà e i giovani, quali naturalmente non possono aver vissuto le emozioni delle testimonianze di chi è stato partigiano o di chi in qualche modo ha vissuto direttamente il dopoguerra. Questo compito lo sentiamo come doveroso e devo dire che per noi è stata importantissima la disponibilità della scuola media ed elementare con la quale svolgiamo diverse attività e prendiamo diverse iniziative. Il 22 dicembre in Pieve a Fornovo ci sarà il concerto di Natale della banda musicale fornovese. Nei giorni 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre sarà attivo un gazebo per il tesseramento 2018 in vari punti del paese, come davanti al Simpli, alla Conna, Piazza Tarasconi e Piazza 4 Novembre. Per oggi è tutto e a martedì prossimo. Buon proseguimento di serata con il sorriso della nostra presentatrice e con i programmi di RTA. Buone feste a tutti!
Allora, siamo qui ad incontrare, anche per gli amici del telegiornale, la conduttrice di un programma molto interessante, molto bello, innovativo, di Balla che ti passa, che va in onda quasi tutti i giorni, Daniela, giusto? Tutti i giorni, sei impreparato, buongiorno a tutti. No, va in onda tutti i giorni, domenica compresa, da lunedì al sabato, poi la domenica c'è un grande riepilogo di tutte quante le puntate, e questa è una nuova possibilità, opportunità di divulgare la musica da ballo e farle entrare nelle vostre case, ovviamente chiedendo sempre permesso in punta di piedi, però l'intenzione è proprio quella di farvi conoscere tante sfaccettature di questo bellissimo mondo della musica da ballo che io amo con tutta me stessa. Perché ballare naturalmente ci si diverte e ci si allena anche, e la pancia sparisce, è anche questo, no, giusto? Sì, difatti io non ballo ma canto e la pancia ce l'ho, però lo stesso, sono dettagli questi. No, ballare fa bene alla salute, fa bene anche guardare chi balla, sembra una leggerezza, invece no, fa bene guardare anche le persone che ballano, perché comunque è coinvolgente, è accattivante, è trascinante e ci si immedesima e ci si lascia prendere spesso da questi giri un pochettino magici che fanno i ballerini, soprattutto adesso che devo dire i ballerini delle sale da ballo sono tutti preparatissimi, grazie alle scuole di ballo, grazie a tante possibilità che si hanno comunque di affinare le proprie tecniche di ballo, anche se però non bisognerebbe mai dimenticare che la nostra è una musica popolare, quindi non importa come la si balla, l'importante è ballarla, gustarla, divertirsi, e chi non può ballare, chi non ne ha voglia, chi non piace ballare o comunque buttarsi in pista, è bello comunque ascoltare la musica in generale, perché è magia, è vita. Mi hai dato l'opportunità di farti una bella domanda, secondo me. Ed è questa: ultimamente, girando in qualche locale da ballo, ho visto snaturare alcuni pezzi leggendari, tipo uno, It's Now or Never di Elvis Presley, che per chi non sapesse, che è O Sole Mio. Tu che ne pensi? A cumbia addirittura questa? Allora, sul discorso cumbia ci sarebbe da aprire veramente una discussione molto lunga, non soltanto sul discorso cumbia, sul discorso dei balli di gruppo in generale, e ci sono tante problematiche in realtà nascoste dietro quest'ultima moda. Io sono d'accordo fino ad un certo punto, nel senso che la musica, è sempre bella, se fatta però con cognizione di causa. Allora, snaturare un brano e riproporlo con un arrangiamento comunque altrettanto importante, altrettanto evoluto tecnicamente e musicalmente, e bello, piacevole comunque all'orecchio, per carità, ognuno è libero di fare come crede, si possono abbinare dolce e salato tranquillissimamente, giusto? Si possono, abbiamo visto, ci sono anche delle brioche con il prosciutto, no? Volendo, ecco. Però quando si snatura troppo e quando si guarda al ritmo, non si guarda il senso del brano, allora certi brani sono stati scritti per toccarci le corde del cuore, dell'anima, e abbinati a ritmi un pochettino troppo incalzanti o comunque prepotenti da un punto di vista proprio da ballo, secondo me è un azzardo un pochettino troppo forte. Non mi meraviglierei, lo dico sempre, se fra un po' ascoltassimo nelle balere anche, per dire, un'Ave Maria di Schubert a samba, perché fra un po' stiamo arrivando anche a quello. Io purtroppo vedo ballare addirittura il tango, che lo considero uno dei balli più sensuali, belli, di coppia in assoluto, e a ballo di gruppo, e questo mi intristisce perché vedo le persone che non ascoltano il tango, cioè quello che la musica vuole dire, ma ascoltano semplicemente il battere incalzante del ritmo, e allora lì diventa ginnastica, non è più ballo e non è più musica. Non è che prossimamente assisteremo a un Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury ballata nelle sale da ballo, perché allora mi arrendo. Magari lo potremmo ascoltare, che ne so, a cia cia cia? No, per favore, no. Sarebbe, ecco, torno a dire, un azzardo un pochettino troppo forte. Poi, se certi brani, tipo It's Now or Never, vengono comunque riproposti, avendo rispetto sempre della loro natura primaria, allora tanto di rispetto, però chapeau, anzi, al musicista che fa l'arrangiamento, però bisogna tenere sempre in considerazione la natura, la prima natura dei brani che vengono proposti. Un arrangiamento può essere fatto sconvolgendo la base ritmica, il filone ritmico, il filone armonico, però sempre comunque deve tenerci ricordato perché è nato quel brano e cosa vuole trasmettere. Io penso questo. Allora, diamo un appuntamento ai tuoi telespettatori con Balla che ti passa.
Balla che ti passa vi aspetta tutti i giorni, carissimi amici, con tanta musica, tanti artisti, ma soprattutto tante emozioni. Gli orari di messa in onda del programma sono dalle 12.15 alle 13.15 ogni giorno, poi in replica alle 18.30 e in seconda serata subito dopo il telegiornale, quindi l'orario è variabile a seconda delle notizie che sono contenute nel telegiornale. E poi la domenica un grande riassunto di tutta quanta la settimana, quindi se per un motivo o per un altro la domenica foste impossibilitate ad uscire e doveste rimanere a casa, beh, non preoccupatevi, c'è Video Taro, c'è Balla che ti passa che vi tiene compagnia.